this. I'm talking about this. Oggi vi parlerò del denaro, quindi uno stranissimo elemento che ha influenzato la storia dell'uomo e l'ha condizionata in modo molto molto pesante. Sono Alessandro Giraudo, abito a Parigi, insegno a Parigi in una grande scuola e quindi oggi vi parlo del denaro, questo stranissimo elemento che ha condizionato il mondo e la vita dell'uomo. Andiamo indietro di 3.000 anni, tutti gli scambi si realizzavano con il baratto semplice e quindi era necessario trovare qualcuno che accetti quello che io voglio vendere. Per molto tempo il baratto fu un elemento determinante nella vita economica dei vari paesi e questo tipo di condizione durò perché era necessario in realtà inventare, avere l'idea della moneta. C'era in realtà una forma di moneta perché, come sapete, per esempio usiamo nel linguaggio nostro, utilizziamo per esempio il sacco in realtà significa un sacco di grano, oppure utilizziamo altre espressioni che rappresentano delle quantità di animali o quantità di prodotti essenzialmente alimentari. Siamo sempre nel quadro dello scambio di una merce contro un'altra merce. Questo significa che gli scambi erano però rallentati di fatto, perché era sempre difficile trovare qualcuno che volesse vendere qualche cosa che noi volevamo e questa controparte accettasse di comprare quello che noi volevamo vendere, no? Quindi sono delle condizioni molto complesse. Con la scoperta di certi prodotti stranissimi, delle pepite in cui c'è un po' d'oro e un po' di argento, iniziarono a circolare dei pezzi di elettro che erano considerati come qualcosa di importante da tutte le persone che li utilizzavano. Siamo nella Turchia occidentale, dove c'era Creso, dove c'era il Pattolo, quindi il Pattolo è un grande fiume, e questo tipo di moneta fu veramente una grandissima invenzione. Poi chiaramente furono scelti dei metalli che tutti riconoscevano, quindi dobbiamo pensare all'oro, pensare all'argento, eventualmente al bronzo, però l'oro e l'argento sono dei metalli che tutti accettano nel mondo intero, questa è la cosa molto molto importante. Ecco perché queste monete rimasero veramente un riferimento essenziale negli scambi mondiali. Una cosa interessante fu questa esperienza che fu lanciata in Asia, quindi parliamo della dinastia dei Tang e poi quella dei Song, poi quella dei Mongoli e arriviamo fino all'inizio della dinastia dei Ming, dove ogni dinastia cominciò a stampare della carta moneta, quindi una enorme invenzione. Pensate che Marco Polo vide questa carta moneta che era stampata dalla dinastia dei Mongoli. Però, ancora una volta, e come al solito, quando si producono troppe monete, la moneta si svaluta, quindi queste monete persero valore, nel senso che questa carta moneta all'inizio valeva un certo ammontare di grano, di riso e così via, e dopo 3-4 mesi non valeva più nulla e quindi ci furono delle svalutazioni terrificanti anche del 98% in meno di 6 mesi. Tutte queste esperienze furono dei fiaschi. Cosa significa? Significa che l'oro e l'argento ritornarono ad essere grandi riferimenti nel sistema monetario internazionale, più semplice possibile. E quindi la ricerca dell'oro e dell'argento fu sempre un elemento molto importante. Furono scatenate molte guerre per possedere queste regioni e anche possedere naturalmente la tecnologia. E poi ci fu un miracolo economico che si chiama la scoperta dell'America, quando in realtà le miniere di argento che c'erano che ci sono ancora in Messico e in Perù iniziarono a produrre delle enormi quantità di argento che erano spedite con delle grandi difficoltà verso la Spagna. E come sapete, la Spagna, che stava vivendo un momento drammatico perché aveva cacciato il mondo arabo, il mondo ebreo e stava periclitando sotto un profilo economico, ottenne un finanziamento gratuito praticamente tramite queste importazioni di oro, ma soprattutto di argento. E quindi stavo dicendo che l'argento, prodotto come sappiamo quindi nel bacino tedesco, chiamiamolo così, europeo, poi nel bacino messicano e peruviano, e poi verso il 1525 sono scoperte delle grandi miniere giapponesi che chiamano Iwami Ginzan,
sono delle miniere molto molto importanti perché producono circa un terzo della produzione mondiale di argento all'epoca. E quindi l'argento diventa la prima materia prima che segna la prima globalizzazione. Ebbene, questa globalizzazione fu realizzata come? Ma molto semplicemente con dei trasferimenti estremamente importanti di questo metallo bianco verso due paesi che erano dei grandissimi produttori di materie prime e di semimanufatti, l'India e la Cina. La Cina non aveva argento, quindi esportava essenzialmente delle porcellane e della seta. L'India invece esportava essenzialmente del cotone lavorato e delle spezie. Però i due bacini non avevano dell'argento, quindi erano diventati delle enormi spugne dell'argento mondiale e soprattutto l'Europa, che aveva un deficit di manufatti, esportava questo argento e otteneva dei manufatti che arrivavano dall'Estremo Oriente. Naturalmente questo tipo di moneta creò delle condizioni molto difficili in Cina, perché la Cina in realtà importava molto argento dal Giappone. Come voi sapete, a fine 1500 ci fu la grande vittoria del nuovo imperatore e quindi ci fu una stabilità politica dopo un secolo intero di guerre terrificanti. Questa vittoria permise al Giappone un grande sviluppo, ma fu deciso uno stranissimo progetto politico, che era quello di isolare il Giappone dal resto del mondo per proteggere il paese. Questo si chiama il Sakoku. Cosa significa? Significa che il Giappone smise di importare dell'argento e quindi mancò dell'argento dove? In Cina. E in Cina, anche perché c'erano state delle condizioni climatiche molto pesanti, dei raccolti che erano andati molto molto male e una grande corruzione nel palazzo imperiale, la Cina subì una crisi violentissima. Quindi ci fu una terrificante caduta di una dinastia che aveva durato 300 anni, quella dei Ming. Arrivarono degli invasori, che sono gli uomini che sono rimasti fino al 1912, quando il regime è stato cambiato. Questa grave crisi ha creato naturalmente dei grossi squilibri nel mondo intero, perché tutti i flussi dell'argento sono stati rivisti. Ho parlato dell'argento, però non bisogna dimenticare l'oro, nel senso che l'oro rimase per molto tempo una moneta, quindi un metallo essenziale. Pensate che, per esempio, tre città italiane estremamente importanti verso il 1250 crearono delle monete che rimasero per molto tempo come riferimento essenziale nel sistema monetario accettato da tutti. Parlo del Genovino di Genova, del Fiorino di Firenze e del Ducato di Venezia. Perché queste monete erano accettate da tutti? Perché il contenuto dell'oro era costante. Quindi c'era della fiducia in queste monete, perché la gente sapeva che contenevano sempre la stessa quantità di oro. L'oro rimase per un lungo tempo con un grande, grande valore, accettato da tutti. E bisogna fare una cosa rapida e salire al 1871-73 in realtà, quando ci fu una rottura essenziale dell'equilibrio fra l'oro e l'argento, cioè il bimetallismo, quindi tutte le monete avevano un doppio valore, erano cambiabili contro o dell'oro o dell'argento con un certo tipo di parità. Ebbene, questa parità fu rotta totalmente e quindi il bimetallismo scomparve. E quindi il metallo argento non era più un metallo monetario, ma rimase solo l'oro. Cosa significò questo terribile incidente? Una crisi profondissima dell'economia, perché i paesi che erano legati a livello della moneta con l'argento, quindi parlo dell'India, della Cina e del Giappone essenzialmente, persero molto valore, nel senso che le loro esportazioni erano molto meno care. E quindi ci fu una crisi che si sviluppò fra il 1873 e il 96, che fu una crisi di un ventennio molto molto duro, che fu solo risolta con l'introduzione dell'energia elettrica, di nuove tecnologie. E se corriamo ancora un po', andiamo a un altro momento anche lì drammatico e parliamo quindi di Bretton Woods, quando prima della fine della guerra, siamo nel 44, quindi un anno prima, fu stabilita una regola molto importante, quindi la
convertibilità del dollaro in oro. Contro 35 dollari era possibile ottenere un'oncia d'oro. Però nel 1971 ci fu un altro grande shock molto molto importante, che fu quello della rottura di questa parità. Quindi il presidente americano Nixon decise il 15 agosto del 71 di interrompere questa convertibilità. Cosa significa? Significa che il dollaro fu svalutato del 35% in un paio di settimane, che il prezzo dell'oro salì in modo molto molto rapido perché tutti lo cercavano, e iniziò a fluttuare, tutte le monete iniziarono a fluttuare in modo molto importante, con anche i tassi di interesse che erano naturalmente movimentati da questo tipo di azione. E quindi questo è molto interessante, perché significa che le banche centrali in pratica non volevano più l'oro. Però pensate che nell'anno scorso, quindi siamo nel 22, le banche centrali hanno comprato 236 tonnellate d'oro. Quindi significa che le riserve monetarie delle banche centrali rimangono ancora parzialmente in oro. Però molte delle riserve sono in moneta normale, quindi sono in euro, in dollari, in yen, in yuan e così via. Allora, qui bisogna chiaramente aprire un discorso sulla moneta e sulla fiducia nella moneta. Tutte le monete, ma tutte nel mondo, valgono ma esattamente un pezzo di carta, nulla di più. E dietro questo pezzo di carta c'è naturalmente la fiducia. Quindi se una moneta attira la fiducia ha del valore, se non c'è fiducia questa moneta perde il valore. Il dollaro per molto tempo ha rappresentato una moneta internazionale accettata da tutti, e attualmente stiamo assistendo in realtà a un grande braccio di ferro, che però è esploso direi 2-3 anni fa in modo molto più chiaro, fra una cosa che ormai si chiama il West, cioè in pratica il G7, e il REST, il resto del mondo. Pensate che il G7 nel 2000 rappresentava il 43% dell'economia mondiale, rappresenta attualmente il 27%. Cosa significa? Che le economie dei paesi del G7 si sono ridotte? No, assolutamente, sono le altre che sono salite a una velocità molto più importante, e che quindi abbiamo degli equilibri nuovi. Questo significa molte cose, perché siamo davanti veramente a una grossa rivoluzione, direi epocale, in cui il dollaro diventa una moneta che inizia a essere discussa. Non abbiamo più tutta la fiducia che c'è nel dollaro. Attualmente vediamo una de-dollarizzazione dell'economia mondiale, lenta chiaramente, ma progressiva. Pensate che il 43% degli scambi mondiali sono ancora realizzati in dollari, però negli anni passati eravamo sopra il 60%. Adesso molte negoziazioni sono realizzate fra paesi del rest of the world, che si fanno non più in dollari ma in altre monete, per esempio in yuan, per esempio in euro, o anche in altre monete. La vera domanda è: questo fenomeno a cui stiamo assistendo è un fenomeno che è assolutamente temporaneo e congiunturale, o è forse strutturale? Il sentimento che c'è è che sia strutturale, e che quindi i prossimi 10 anni siano caratterizzati da questa realtà in cui la moneta americana perde del potere, in cui forse sotto un profilo economico il potere americano perde del terreno. Questa scelta del governo di Biden, che ha scelto questo progetto che si chiama IRA, che in pratica formalmente è un progetto contro l'inflazione, che è molto molto orientato a favorire l'industria americana e a favorire il Buy American. Questo significa una cosa molto molto semplice, è che il peso degli Stati Uniti, che sta scendendo, è rilanciato però in modo molto molto artificiale da questi tipi di misure. Questi progetti che ci sono in corso non sono qualcosa di congiunturale, ma qualcosa di profondamente strutturale. Assisteremo nei prossimi 20 anni a un enorme braccio di ferro fra, ancora una volta, il West da una parte e forse il REST dall'altra parte.
La mia chiacchierata si è svolta sul tema della moneta. Sono partito dal baratto, che era essenziale, poi è stata inventata la moneta, quindi uno strumento che però conteneva qualche cosa, era argento, era bronzo, era oro, e siamo arrivati alla moneta fiduciaria, quindi un pezzo di carta che dietro non ha nulla tranne la fiducia. Quindi la domanda adesso da porci è: qual è sarà il futuro? In realtà abbiamo già visto una moneta cibermoneta, no? Quindi una cosa nuova, molto molto nuova. Stiamo assistendo a un processo di de-dollarizzazione dell'economia, e quindi la mia domanda, ma io non ho la risposta, vorrei darvela ma non ce l'ho, è: qual sarà il futuro della moneta? Lucy.